Trovati, terzo appuntamento con i video ritrovi del gruppo della rete giornalisti ambientali, giornalisti e blogger. Questa sera abbiamo con noi il gruppo, e se più o meno sempre lo stesso, ormai ci conoscete, ma ci ripresenteremo. Nel frattempo vi presento il nostro ospite, che è Loredana De Petris di Sinistra Ecologia e Libertà, uno degli esponenti storici, possiamo dire così, dell'ambientalismo di sinistra. Possiamo dire tra le mille cose, fatto che è stato responsabile organizzativo del referendum contro nucleare, caccia e pesticidi in agricoltura, attualmente responsabile nazionale Green Economy Agricoltura per SEL. Quindi, diciamo, come al solito, cerchiamo di proporvi non un politico e basta, ma un politico che sappia quello di cui stiamo parlando. Buonasera, De Petris. Buonasera a tutti. Buonasera. Invece faccio il solito giro di presentazioni. Carlo Bochicchio di Mare Online. Ciao Carlo. Ciao, Ciao. buonasera signor De Petris. Buonasera. Il buon Guido Grassadonio con me su Gristyle. Buonasera a tutti. Maria Ferdinanda Piva, Ecoblog. Buonasera. Buonasera. Maria Verotta, da Ciao, Ecoblog. buonasera. Ciao. Sabrina De Ligia di nuovo Mare Online. Ciao, Ciao buonasera. Sabrina. Ciao. Ciao. E Stefania, divertito di Toghe Verdi. Questa sera ci scusiamo perché la connessione è un pochino ballerina, infatti non ci si vede benissimo e alcuni si sentono un po' male, però purtroppo questa è e questa ci dobbiamo tenere. Io inizierei con la prima domanda, la vorrei fare io alla signora De Petris, ed è sostanzialmente una domanda con un futuro molto a breve. Ci avviciniamo alle elezioni. Dai sondaggi, da quello che emerge, sembra che il centrosinistra dovrebbe farcela, ma con un margine molto risicato. C'è anche l'opzione coalizione con Monti, non lo neghiamo perché è una delle possibilità. C'è anche una polemica con Ingroia che vi ruberebbe dei voti, specialmente a voi di Sinistra Ecologia e Libertà, però comunque la possibilità sembra quella di governare con il minimo essenziale per sopravvivere, cosa a cui mi pare che siete piuttosto abituati. In questa condizione, da ambientalista ad ambientalista, io chiedo se c'è per lei e per il suo partito un tema, una battaglia che abbia a che fare ovviamente con l'ambiente, per la quale e per il quale siete disposti a far tutto e non siete disposti a cedere. Per dirla barbaramente, c'è un tema ambientale su cui rischiereste persino una crisi di governo? Insomma, cominciamo male con la crisi di governo, però. Onorevole, qui non è la televisione. No, io faccio l'esempio, insomma, siccome io sono stata in un'altra esperienza, diciamo, di numeri risicati al Senato, come ricorderete, e un periodo, insomma, in cui io stavo facendo la battaglia sul CIP 6, se voi, se magari qualcuno lo ricorda. E fu una battaglia molto dura, insomma, con colpi di scena, emendamenti cambiati, insomma, da una mano. Quindi per dire, insomma, che sono state abituate, siamo stati abituati a battaglie molto dure. Ecco, io penso, insomma, che per quanto ci riguarda, insomma, noi non è assolutamente fondamentale, l'abbiamo messo in testa al nostro programma, mettere in atto la strategia sulla conversione ecologica, che ovviamente significa una serie di tappe, e su questo non saremo assolutamente più disponibili a piani infrastrutturali che non hanno, che sono assolutamente contrario di quello che noi pensiamo, cioè che invece bisogna investire sulle rinnovabili, sull'economia verde, sulle opere che servono al paese, come per esempio quello che è un po' di testo, il consumo, la battaglia sul consumo del suolo. Ecco, noi non saremo assolutamente disponibili a pensare di rifare, diciamo, di rimettere in campo un'idea di sviluppo, e quindi parlo per esempio delle infrastrutture che, insomma, come esperienze già viste, che hanno prodotto tanti danni al paese. Su questo credo che sia, diciamo, uno spartiacque per quanto ci riguarda. Sulle infrastrutture ci viene in mente la TAV, ovviamente. C'era uno dei miei colleghi che voleva fare una domanda. Eh sì, vi sento malissimo, la connessione va e viene peggio del solito. Penso che tu stia chiamando in causa me, Peppe, perché
c'è una cosa che non mi non riesco, su cui i conti non mi tornano, ecco. Perché Sinistra e Libertà dice, lo stava accennando lei, di volere un piano verde per il lavoro, di volere come unica grande opera praticamente il riassetto e la cura del territorio, eccetera. Però io mi domando come ve la cavate con la TAV, con l'alta velocità, penso a quella della Val di Susa, famosissima, penso anche a quella di Firenze, perché il PD, vostro alleato, è abbarbicato alla TAV come una cozza al suo scoglio, e mi chiedo se per caso la cura del territorio sarà la TAV. Ma che guardi, io da questo punto di vista, insomma, io penso che, e deve sapere che anche con la nostra candidata Monica Frassoni, noi insomma stiamo lavorando anche sul fronte europeo, insomma, per cercare di conseguire degli obiettivi che sono quelli, diciamo, della redazione di quest'opera. Io continuo a pensare, insomma, che tanto più era inutile quando fu pensata più di 20 anni fa, insomma, oggi, diciamo, per la situazione dell'Europa, anche per la situazione anche economica stessa, quindi è un'opera assolutamente assurda. Quindi noi, ma l'ha detto a Bersani, può assolutamente lavorare per trovare delle soluzioni che sono quelle, diciamo, di un ripensamento radicale, insomma. Ma queste cose le avete dette a Bersani, le sa Bersani, perché mi sembra che tutte le volte che si parla di TAV lui va in brodo di giuggiole. Lui sa, andrà in brodo di giuggiole, ma le sa perfettamente queste cose, per quanto ci riguarda. E quindi quando dico il lavoro, e ho citato Monica non a caso, perché insomma noi anche recentemente abbiamo avuto anche incontri, diciamo, oltre Alpe, per provare, diciamo, a ricostruire un fronte europeo che pensi seriamente all'opera. Credo che l'Europa, tra l'altro, la discussione del bilancio europeo ci dice, insomma, che dovrebbe essere quello di buon senso, insomma, fare sì, quello sì, diciamo, un'operazione di spending review su quell'opera. Ora, siccome ci piace andare sul facile, parliamo di opere, grandi opere, e soprattutto di Italia e estero, internazionale, c'è Guido che già ride, e rido anch'io in quanto siciliano. Guido? Sì, è noto, no? Intanto ancora salve, è noto come anni scemi dal 2008 in poi è in atto una lotta contro l'installazione dei cosiddetti MUOS, cioè di un sistema di comunicazione satellitare che l'esercito americano vuole installare da quelle parti in una riserva naturale, avendo ottenuto l'accordo nel 2001 dal governo Berlusconi, ma successivamente anche, se ben ricordo, un ok da un governo Prodi. Credo quello successivo al 2001, ovviamente. Al che chiedo, dato che si è parlato di bloccare le grandi opere, soprattutto di salvaguardare il territorio, salvaguardare anche la salute delle persone, oltre che l'ambiente, dato che comunque c'è a sinistra un minimo di coscienza, almeno della gravità della situazione, perché almeno Crocetta è intervenuto in qualche maniera. O ha fatto finta, non lo sappiamo ancora. Va precisato che l'opera è ancora in corso, cioè ci stanno ancora lavorando. Comunque, almeno, cioè, qualcosa si è mosso. Ora, eventualmente un giorno parleremo con Crocetta per sapere esattamente cosa ha fatto. Però il punto è cosa verrà fatto in Parlamento dai parlamentari di Stella, eventualmente dal PC, cioè da quelle aree che già una volta hanno approvato. Hanno detto sì a quest'opera. Ma guardi, come ha detto, insomma, qualcosa si sta muovendo. Noi non siamo stati inseriti alleati di Crocetta, ma insomma io penso che invece, su come si è visto anche sugli F-35, io vorrei qui ricordare, insomma, che anche nell'esperienza del governo Prodi ci fu una battaglia durissima che all'epoca, insomma, non sortì particolari effetti, ma come vedete, insomma, qualcosa si è mosso. Quindi io penso, insomma, che invece su questo è possibile anche con
molti parlamentari di SEL, speriamo, insomma, siciliani, lavorare per un per, come dire, ritornare sul, su quella, sui via libera che furono dati, come avete detto prima del governo Berlusconi, e poi in qualche modo in Parlamento, però vorrei ricordarvi, diciamo, almeno il secondo via libera non è mai venuto, fu sempre una cosa molto interna al governo. Quindi da questo punto di vista io penso, insomma, che è possibile fare un lavoro serio. Io personalmente non ho mai seguito questa questione, quindi lo dico con franchezza, ma insomma è una cosa che invece molti compagni di SEL in Sicilia hanno segnalato e su cui stanno lavorando, e quindi credo che sia da questo punto di vista possibile, insieme con il territorio, fare dei passi in avanti, insomma. Poi ho detto, non mi spingo oltre perché onestamente non è una questione di cui mi sono mai direttamente occupata. Però, mi scusi se la interrompo, lei non si è mai occupato di questa questione specifica, però, diciamo, di politica a livelli nazionali, a livelli governativi, qualcosa, e anche più di qualcosa ne capisce. Lei ritiene un'ipotesi credibile, diciamo così, un Bersani Premier che chiama al telefono l'ambasciatore USA e gli dice: sai cosa c'è, non si fa più il MUOS? Beh, guarda, non so se sia credibile o meno. Io penso, insomma, che da questo punto di vista noi non è che nella nostra alleanza siamo entrati nei particolari, però su una questione siamo stati, credo, abbastanza chiari, insomma, che sono state fatte molte, anche diciamo, come ho fatto l'esempio degli F-35 non a caso, insomma, sono state fatte molte scelte in passato che oggi credo che siano assolutamente da rivedere, perché riguardano appunto la salute dei cittadini. E si riferisce all'Ilva, spero. Mi riferisco anche all'Ilva, insomma, anche sull'ultimo decreto. Lei sa che noi non siamo stati d'accordo, pur non essendo in Parlamento con l'Ilva. Però avendola un pregresso con l'Ilva, voglio dire, la protetta in tutti i modi. Hanno un pregresso con l'Ilva. Però parliamo di sé allora. C'è un pregresso su cui però si era, come dire, fatte delle cose che altri non avevano fatto, insomma. Vorrei qui ricordare anche la legge sulla qualità dell'aria, sulla diossina, su cose che non sono state mai fatte da altre parti, e quindi io penso che invece molte cose sono state fatte e si può, come si è visto, insomma, noi non ci siamo, né il governatore Vendola si è messo come altri, insomma, a fare l'operazione contro la magistratura, ma credo che abbia svolto un ruolo fondamentale, insomma, per impedire anche continui ricorsi, tanto è che non ha condiviso poi la sostanza dell'ultimo decreto, che, come abbiamo visto, insomma, tra l'altro è, a mio avviso, insomma, non efficace. Ora c'è per ritornare su quella famosa legge della qualità dell'aria, in quel momento, in quella situazione, scusi, non era una sorta di accanimento terapeutico? Cioè, non andava a quel punto affrontata realmente la situazione Ilva e detto l'Ilva inquina? E come, tra l'altro, lei in questo documento qui, che è lezioni ambientali, agenda ambientalista per la riconversione ecologica del bel paese, sottoscritta da 7 associazioni ambientaliste, che lei ha rilanciato nel Twitter e che ha condiviso, si dice chi inquina paga, ma nel caso dell'Ilva chi sta inquinando non sta pagando. Quindi quella famosa legge lì non è stata, come le ribadivo all'inizio, un accanimento terapeutico. Ma quella legge, guardi, era per la prima volta, insomma, dava dei parametri che prima non erano stati introdotti, lei lo sa perfettamente. Per quanto riguarda appunto la questione chi inquina paga, io, per quanto mi riguarda, ho sempre pensato, e di questo abbiamo anche discusso a lungo, che nel nostro ordinamento esiste tra l'altro una procedura che è quella che viene poco usata, ma che invece nel caso dell'Ilva dovrebbe benissimo essere usata, e anche il caso appunto del materiale potrebbe essere, diciamo, l'occasione per utilizzarla, quelle che si chiamano, diciamo, gli amministratori conoscono bene quando le vogliono usare, che sono quelle delle ordinanze in danno. Le ordinanze in danno significa che per iniziare
rapidamente le politiche, sì, è chiaro, diciamo, che sono responsabilità dell'UTA e la proprietà anche, diciamo, di tutta l'area, che appunto si procede con le bonifiche in conto, diciamo, mettendo in conto all'invasività. Questo credo che sia una delle procedure che lo Stato, per esempio, per quanto riguarda anche tutti i siti bonificati, non ha mai utilizzato, ma che invece, proprio vista la situazione sempre più complicata anche per l'UTA, potrebbe essere una strada assolutamente efficace, rispondente esattamente al concetto di chi inquina paga. E quindi anche la proposta del lodo Vendola, come lei saprà, insomma, può, diciamo, essere una strada per arrivare a questa che io chiamo ordinanza in danno, ma che sono appunto degli strumenti assolutamente previsti già dal nostro ordinamento, che non comprendo per quale motivo fino adesso non si sono usati. Una battuta rapidissima, se posso. Sì. E comunque noi abbiamo sentito, io non c'ero, però abbiamo sentito Realacci la scorsa volta, che comunque ha difeso il decreto sull'ILVA. Ed è forse l'anima, per quanto riguarda le tematiche ambientaliste, è l'anima del PD più vicina, con cui potete dialogare di più, e che è già in minoranza. Però io, da questo punto di vista, insomma, io condivido quando Ermete dice, perché credo che sia così, che non è che la chiusura, come abbiamo visto da altre parti, la chiusura di alcune fabbriche può risolvere la situazione, ma che bisogna accompagnare, diciamo, le bonifiche, perché poi ci rimangono di solito gli scheletri e ci rimane tutto quello che sappiamo in tantissime altre aree del paese. Però è lo strumento di cioè gli strumenti messi in campo da quel decreto, che a me personalmente, insomma, non convincono, perché non credo che siano, diciamo, efficaci. Io torno a ripetere, io sono assolutamente convinta da questo punto di vista che bisognava e bisogna, diciamo, portare avanti la strategia appunto delle ordinanze, altrimenti non in danno, altrimenti io non credo che si può continuare a subire, come l'ILVA ormai sta facendo regolarmente, i ricatti come quelle appunto del non pagare gli stipendi. Ma la strada della nazionalizzazione non è assolutamente praticabile? Cosa? La strada della nazionalizzazione eventualmente non è praticabile? No, io penso che non sia praticabile, io penso che siano praticabili appunto le ordinanze in danno, perché la strada della nazionalizzazione, non so se dobbiamo ritornare che noi, diciamo, loro si sono fatti i profitti e noi ci prendiamo, diciamo, lo Stato sta lì a ripagare, invece credo che con le banche più o meno si sta facendo, scusate. Però per questo penso che quel tipo di decreto non andava bene. Penso che 4 miliardi di euro per riprendere l'ILVA dovrebbero bastare. Mi sentite? Vai, Sabrina. No, io volevo tornare un attimo a uno slogan delle primarie che mi è rimasto molto impresso, che era soldi privati oppure rifiuti zero. E questo slogan è stato uno dei capisaldi della campagna per le primarie di Nichi. A distanza di un mese, con le camere sciolte e a 30 giorni praticamente dal voto, leader per trasformare cementifici in inceneritori di combustibile solido secondario, che poi è l'ex CDR, è andata avanti. Il caso ha voluto che i senatori della commissione, che i senatori presenti in commissione territorio, ambiente e beni ambientali, che hanno approvato praticamente e trasmesso al Consiglio dei Ministri il disegno, ci hanno messo soltanto 50 minuti, e secondo il resoconto stenografico i senatori presenti non hanno sentito il bisogno di intervenire. I presenti erano D'Alì, PDL, Alicata, PDL, Ballardi, Lega Nord, Della Seta, PD, Ferrante, PD, Mazzucconi, PD. Nel pomeriggio, il 22 gennaio, invece, il provvedimento è stato fermato praticamente alla Camera, dove il Presidente della Commissione Ambiente, su proposta dei tre PD, che erano Mariani, Miotto e Bratti, ha rinviato la discussione. Allora, è probabile una nuova convocazione prevista per l'11 febbraio, quindi prima delle elezioni, quindi questa cosa va avanti. Allora, non credi, per risolvere il problema dei rifiuti, ovviamente voi lo dite da sempre, no? Riciclare e differenziare, ma anche produrne meno. Ma Selle riuscirà a convincere Bersani in questo, o si lascerà convincere da Bersani e poi da Monti, visto che comunque il leader sta andando avanti?
Ma guarda, anche sui cementi, sulla storia degli inceneritori, io penso insomma che tra l'altro nel nostro paese ne sono stati fatti in abbondanza, insomma, no? Quindi continuare in iperabbondanza, tant'è che addirittura insomma anche una parte del CIP6 pensano di continuare a dargli i soldi anche se non sono, diciamo, funzionanti. Questo che cosa sta a dire? Che vi è stata una un sovradimensionamento, oltre diciamo che era sbagliata come strategia. Quindi credo che da questo punto di vista sia assolutamente, come dire, Bersani si convince o no, ma ho fatto diciamo di un piano razionale per la gestione dei rifiuti. Non si può continuare, a mio avviso, diciamo, su quella strada, perché è una strada che ci allontana dalla raccolta differenziata, ma sono diciamo davvero sovradimensionati in tutto il nostro territorio, perché infatti, è stata diciamo una lunga stagione di incremento insomma di questi impianti. Beh, ma il fatto che siano sovradimensionati sono d'accordo con te, ma adesso inseriscono anche i cementifici appunto, all'interno della filiera, quindi il problema è questo. Della filiera, questo perché, torna a ripetere, quando ho citato il CIP6 l'ho citato per questo, perché pensano ora di poter continuare diciamo a dare risorse sempre diciamo da quella voce anche al ulteriormente, ma per mantenere diciamo quella quota inalterata, quindi l'inserimento dei cementifici, proprio perché vi è già un piano diciamo abbastanza di piano, insomma sono cresciuti al di fuori di ogni piano, ma insomma il numero di inceneritori che noi abbiamo nel nostro paese insomma sono assolutamente superiori a quello che dovrebbe essere diciamo l'obiettivo che dovremmo raggiungere di raccolta differenziata secondo le direttive europee. Quindi è un'altra assurdità. Secondo te l'assurdità, visto che c'erano i PD all'interno della commissione, cioè come si ferma? Guarda, anche gli Ecodem in campagna, sì, durante le primarie, tanto per essere chiari, hanno mandato diciamo una nota che forse voi conoscerete ai vari candidati alle primarie, quindi mandata anche a Nichi, insomma, in cui ancora la questione dei termo, quindi del recupero energetico, no? Come dicevano, sì, loro, ancora era una questione diciamo non più sottolineata come prima, ma insomma ancora presente nella strategia dei rifiuti. E tanto è che insomma noi a quella proposta e a quel abbiamo risposto insomma che non crediamo appunto che quella possa continuare a essere la strada del nostro paese, perché è una strada che ci ha assolutamente allontanato dal raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda la raccolta differenziata, e a mio avviso ha anche impedito la crescita sostanziale per esempio di un'industria del riciclo, perché tutti gli interessi economici anche in Italia si sono concentrati più sulla parte, anzi quasi esclusivamente sulla parte degli inceneritori. Posso dire una cosa al volo, visto che parliamo della questione CSS rifiuti nei cementifici? Vorrei far notare che la situazione è leggermente più complicata di come la si racconta, perché i cementifici attualmente, nella maggior parte dei casi, bruciano petcock. Il petcock è il peggio del peggio del peggio del peggio del peggio che può uscire da una raffineria. Assolutamente sì. Dello schifo. Costa niente. A Gela addirittura ci fanno energia elettrica col petcock. È diventato combustibile e non rifiuto con un giochetto del governo Berlusconi. Esatto. Quindi attualmente siamo nella situazione in cui o bruci petcock oppure bruci i rifiuti in questo modo col CSS. Onestamente io non so cosa sia meglio e cosa sia peggio tra le due opzioni dal punto di vista ambientale, perché ci vogliono un paio di lauree in chimica per saperlo e un paio in biologia molecolare. Di sicuro, a mio avviso, il problema non è tanto in cosa bruci nei cementifici, è nel cementificio vero e proprio. È la scelta, strategica del cementificio. Di rivedere il ciclo del cemento in Italia. Assolutamente sì. Veramente sovradimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze di un paese che già mediamente ci abbiamo 2-3 case a testa, i nostri genitori, i nostri nonni. E poi, Peppe, c'è questo aspetto. Questo aspetto che ti sottolineavo prima, perché continuano, cioè, siccome insomma questa storia del finanziamento degli incentivi
agli impianti più inquinanti che ci sono, continua, non si vuole chiudere, adesso si aggiungono anche quelle dei cementifici, pur avendo, appunto, torno a ripetere, addirittura, insomma, si danno per esempio anche incentivi a inceneritori che non funzionano, e adesso aggiungiamo anche, diciamo, la parte dei cementifici. Tra l'altro, continuando a sottrarre risorse, sempre in quella voce, in bolletta, a invece gli impianti gli incentivi per le rinnovabili, su cui si è fatto, come dire, si è costruita una specie di leggenda metropolitana, insomma, che vi era una grande sproporzione, un uso, diciamo, di incentivi assolutamente sovradimensionati. Forse in una parte, nella prima parte, magari forse sovradimensionati non erano, magari sono, diciamo, bisognava modificare delle regole per impedire anche alcune speculazioni finanziarie che ci sono state, ma questo è un altro discorso. Questa storia dei cementifici, io volevo un attimo riprenderla, perché scusa Marina, ti chiedo di essere un po' veloce, perché siamo già velocemente. Fu una pazza idea nata anche sull'onda dell'emergenza di rifiuti in Campania, è portata avanti da Walter Ganapini, quando fu nominato assessore all'ambiente alla regione Campania. Credo che stiamo parlando probabilmente del 2008. Sì. E fu approvata proprio un decreto che consentiva alla regione Campania di stoccare i rifiuti anche nei cementifici. Poi non se ne fece nulla perché fu stoppato. Però voglio dire, c'è una parte dell'ambientalismo che vede in questa proposta realmente una soluzione, quindi interroghiamoci magari su questo. Marina, posso interromperti? Sì. Ganapini, siccome io sono stata anche assessore al Comune di Roma per molto tempo, e per un periodo Ganapini è stato anche presidente dell'AMA, insomma, quindi... E questa idea dei cementifici, nel caso specifico, erano quelli, diciamo, nella zona intorno a Tivoli, Guidonia, a Roma. È una sua vecchia idea che, insomma, io già all'epoca stoppai, quindi diciamo ancora prima del 2008, insomma, e che era una facile scorciatoia in una situazione anche lì che poteva essere complicata, ma sono tutte operazioni che, a mio avviso, insomma, hanno sempre deviato la strada da quella che noi riteniamo, che io ritengo la strada principale, e che ha impedito e che continua a impedire a questo paese, insomma, di avere una programmazione chiara e precisa nella strategia sulla raccolta differenziata, sul recupero, sul riciclo, e che ci fa continuare a stare lontani dagli obiettivi che un paese, diciamo, cosiddetto europeo dovrebbe raggiungere rapidamente. E invece dovrebbero andare veramente alle rinnovabili, e mi chiede Marco Pagani di Ecoblog di girare la domanda, ma effettivamente a questo punto come si potrà rilanciare il fotovoltaico in Italia? Ma intanto penso, e su questo, diciamo, noi siamo assolutamente determinati, che la prima cosa da fare, insomma, è smontare quel SEN, cioè quel strategia energetica nazionale che ci ha lasciato, anche se non approvata definitivamente, insomma, da Passera, che rimette, tra l'altro, sì, anzi lui se n'è anche vantato, francamente, di aver il Corriere della Sera, di aver rimesso, diciamo, in una situazione marginale le rinnovabili. E quindi, diciamo, riformulare una strategia energetica, rimpiantarla saldamente sulle rinnovabili, e con degli obiettivi, insomma, che noi possiamo, tra l'altro, facilmente anche raggiungere, si è visto, tra l'altro, anche in pochi anni come è cresciuto il settore. Però penso anche, cambiando, diciamo, con un'ulteriore evoluzione rispetto a quella che è stata la prima fase, e cioè andando sempre di più verso non grandi impianti, ma impianti piccoli, impianti, diciamo, quindi la realizzazione di un sistema a rete, insomma. Questo credo che sia il futuro anche del fotovoltaico, e per esempio anche sugli incentivi bisognerà rimodularli, credo, anche per esempio su tutta la questione anche delle batterie di accumulo, insomma, perché questo permetterebbe, appunto, una
maggiore indipendenza e la creazione, appunto, la diffusione di tanti impianti e non la concentrazione come è avvenuto, insomma, in questa fase, che ci siamo lasciati alle spalle. Benissimo, Stefania, finalmente ti passo la parola, scusate. Prego. Mi sentite? Sì, sì, vai. Sarò velocissima. Io volevo fare di nuovo un passaggio sull'ILVA, perché al di là della legge regionale, eccetera, eccetera, io volevo chiedere, per un partito che ha delle posizioni così ben precise sull'ILVA, voglio chiedere come si fa a stare in coalizione, però... Sentite? Sì, sì, vai, vai. Come si fa a stare in coalizione con un PD che, per esempio, ha candidato il deputato tarantino Ludovico Vico, il quale sappiamo bene che durante le intercettazioni è emerso come la longa manus deriva in Parlamento? Cioè, quella era una scelta che avrebbe dovuto far gridare allo scandalo, perché non è stata alzata la voce a dire no, certi personaggi, al di là di condannato, non condannato, indagato, esiste poi anche una morale. E così come mi vorrei sapere, nello specifico, in particolare, sulle grandi opere, sulla TAV Firenze, dove è uscito tutto quello che è uscito, ma dove c'è una parte forte del PD, il PD più legato a Renzi, che è così invece interessato a quella TAV, voglio sapere voi che cosa ne pensate, perché se sulla TAV, diciamo, di Piemontese la posizione è precisa, su questa, anzi, molti manco sanno che deve essere costruita, però intanto il progetto, neanche tanto progetto, stiamo per sforacchiare Firenze per fare un'opera per recuperare 5 minuti sulla tratta Roma-Milano, cioè, insomma, Allora io intanto voglio dire una cosa, insomma, noi come fate a stare in coalizione? Noi potevamo pure starci all'opposizione, però, diciamo, candidarci direttamente a starcene per conto nostro, ma insomma, come se noi abbiamo fatto una scelta diversa, che era quella diciamo in coalizione di provare e per cui ad andare a modificare, insomma, quindi a fare un'operazione importante, diciamo, per il governo del paese, quindi a portare questi contenuti all'interno del governo e della maggioranza, altrimenti, sai, io l'opposizione l'ho fatta per tantissimo tempo, probabilmente, non so, sperando che questa volta, insomma, riusciamo che il centrosinistra riesca a vincere bene, insomma, ma questo è il punto politico. Altrimenti, insomma, potevamo pure continuare a fare le anime belle, ma non so se quanto sarebbe stato produttivo, insomma, in questo momento che io ritengo assolutamente cruciale per il paese, insomma, fare questa scelta. Quindi per quanto riguarda, diciamo, le questioni che riguardano il Partito Democratico, poi, insomma, ognuno ovviamente anche sulla candidatura del famoso deputato, insomma, oggetto o soggetto delle intercettazioni, insomma, questo insomma, noi come avete visto partecipato all'appello per non fare candidare alcuni deputati e senatori in Sicilia, credo che per chiedere ad un altro partito alleato, insomma, credo che ci voglia un pochino di più anche oltre l'intercettazione, poi ovviamente il partito se ne assume la responsabilità, quindi da questo punto di vista ha colpito ovviamente il fatto che invece di candidare Della Seta, che pure ha fatto la battaglia sull'Ilva, sia stato candidato questo, e mi pare, insomma, che lo abbiamo anche di... Non ha il sospetto che sia una scelta, signora? Ma probabilmente posso avere anche il sospetto che sia una scelta, ma da questo punto di vista questo non cambia, diciamo, gli elementi programmatici, ma insomma il fatto che la responsabilità, insomma, di portare avanti alcuni contenuti e di fare alcune battaglie. Io torno a ripetere, insomma, ho avuto a che fare anche nei 2 anni dell'esperienza del governo Prodi, insomma, della maggioranza con il Partito Democratico, allora non si chiamava Partito Democratico, insomma, PS Margherita, e credo che anche il secondo conto energia, insomma,
è frutto di questa battaglia. Forse allora, neanche allora Bersani era ministro del... Dai tempi del secondo Conte Energia, chi non se li scorderà mai nessuno. Come appunto sono Carlo stata... Carlo ultima domanda e chiudiamo. La norma, anche Bersani all'inizio aveva perplessità, ma la cosa è andata avanti, quindi voglio dire... bisogna, diciamo, se si è determinati nel portare avanti alcuni contenuti, io credo che si possono ottenere, e dal punto di vista della nostra strategia questa è la scelta che noi abbiamo fatto. Carlo. Allora, onorevole, buonasera. Senta, io ho dato una spulciata al vostro programma che devo dire in larghissima parte mi trovo totalmente d'accordo con quella che forse la vedo a questo stadio, a questo momento, una serie di belle intenzioni. La parte che ovviamente mi riguarda e mi sta più a cuore per il lavoro che facciamo con Marè è quello che riguarda l'acqua. Ovviamente c'è stata la battaglia di Sel nella regione Puglia, c'è anche comunque da tenere in considerazione non solo il discorso delle politiche che vanno riviste per quello che è la gestione degli acquedotti, la privatizzazione, e anche perché poi quest'anno ci sarà una celebrazione che è quella del Festival Internazionale dell'Acqua, che sarà curato anche dall'ONU intorno al 22 marzo. Io voglio sapere proprio da voi, insomma, no? C'è un discorso che va fatto per recuperare sia sugli sprechi, ma anche, e se ne è parlato prima, in altri ambiti di infrastrutture. Ora, è vero che c'è un discorso di privatizzazioni e di mancata fruizione di quello che è stato il discorso del referendum, però c'è anche un discorso di infrastrutture. Molta acqua in questo paese viene persa semplicemente perché le condutture che portano l'acqua, acqua da tutte le parti, che risale, non dico agli antichi romani, ma se non è, sono nel quello il periodo, siamo lì. Allora io voglio sapere, in termini di domani, arrivate dove volete arrivare, dove vi siete prefissi di arrivare, che cosa concretamente in termini di politica industriale andrete a fare? È un'idea che ho di questo partito, che per me è veramente inutile. No. Pronto? Pronto? Mi senti? Prego, prego. No, che non sentivo più niente. Prego, prego. No, che non sentivo più niente, allora ho attivato il microfono per dire che non sentivo. Io non so se... No, De Petris può rispondere. Io ho finito la domanda, non so se... No, va bene. Ma quando parlavo prima, diciamo, di un piano diverso di infrastrutture, la questione per esempio degli investimenti per quanto riguarda l'acqua, che torno a ripetere è un bene primario, siccome è anche una risorsa limitata, credo che siano una delle questioni prioritarie. Ovviamente questo significa però fare chiarezza una volta per tutte, e questo non può essere, a mio avviso, affidato, proprio perché il referendum è stato, diciamo, un pronunciamento nazionale, non può più essere o nascondersi dietro l'alibi delle scelte dei vari comuni, delle varie amministrazioni che, come vedete, in questi due anni sono state molto, molto diverse. Ma diciamo, su questo io penso che sia necessaria una politica nazionale molto chiara che completi il processo, diciamo, di ripubblicizzazione. Quando io dico il processo di ripubblicizzazione, dico anche che non è che questo significa che si torna tu pure al passato, insomma, no? Perché anche le gestioni pubbliche sono state delle volte non certamente felici, sia in termini di mancanza di investimenti che di qualità dell'acqua. E purtroppo continuiamo ad avere molti problemi anche da questo punto di vista. Ma dico che è, diciamo, un processo di pubblicizzazione con anche iniziative e indicazioni dal punto di vista gestionale che abbiano innanzitutto come priorità la questione, appunto, della gestione di una risorsa così limitata e soprattutto quello della qualità. Questo significa anche tanti investimenti pubblici da questo punto di vista, che sono gli investimenti che darebbero anche questo un piano di cura del territorio. Quando parliamo di cura del territorio intendiamo anche, diciamo, intervenire proprio nelle infrastrutture per quanto riguarda l'acqua. E noi continuiamo ad avere, insomma, noi abbiamo esempi, insomma, io sono qui a Roma, come tutti conoscete, la vicenda
di acqua latina, insomma, pensate quello che è stato, insomma, lì la scusa era che bisognava dare, privatizzare, perché così ci sarebbero stati gli investimenti, investimenti che ce ne sono stati, e sappiamo tutto quello che è accaduto, ecco quello che è accaduto. Io penso invece che quindi ci vuole una politica nazionale, perché il referendum è stato nazionale, perché la questione dell'acqua, bene comune, è una questione che riguarda, diciamo, l'intera comunità nazionale, non ci possono più essere gestioni frammentate e quindi le oscillazioni a cui abbiamo assistito in questi 2 anni, per cui che hanno fatto sì, insomma, che a livello di varie amministrazioni si sono fatte scelte che non sono state allineate poi con l'esito referendario, e significa quindi anche un impegno di investimento proprio per le infrastrutture stesse. L'altro impegno riguarda comunque la questione della qualità dell'acqua, che continuiamo ad avere problemi, diciamo, molto seri. Il trucchetto di alzare, diciamo, i livelli di tollerabilità a cui abbiamo assistito anche in passato, ci dice appunto di quanto sono state carenti in questi anni le politiche proprio della qualità. Ormai è finita, no? Le deroghe sono finite. Per fortuna sono finite, però dico, noi abbiamo assistito anche a questo, insomma, l'innalzamento. Dal 2001. Mi pare di capire anche che comunque in quel senso lì voi intendete anche inserire l'acqua in un contesto di politica industriale di investimenti. Cioè, esatto, in un quadro... esatto. Quando noi abbiamo affrontato, insomma, la questione del piano verde del lavoro, la questione appunto delle politiche industriali da una parte, la questione appunto dell'innovazione ecologica dall'altro, insomma, dell'infrastrutturazione e della cura del territorio per le opere, diciamo, che sono assolutamente, assolutamente necessarie. Dico anche però, e questo lo ribadisco, che proprio anche sugli indirizzi, sulla gestione, serve, diciamo, da questo punto di vista, a mio avviso, insomma, una politica nazionale, non più lasciata solo esclusivamente, come è accaduto, insomma, alle varie competenze comunali e regionali, perché alcune regioni hanno fatto bene, altre meno bene, e soprattutto a livello dei comuni, insomma, la situazione è da osservare, da tenere sotto osservazione, perché sono state fatte scelte non sempre, diciamo, giuste. Tra le altre cose, l'esperienza di Parigi ci dice che dopo la ripubblicizzazione, insomma, anche dal punto di vista economico, i dati sono abbastanza recenti, insomma, è un'operazione che ha messo insieme l'efficienza, l'economicità e la qualità, insomma, del servizio, che sono le 3 questioni assolutamente fondamentali. Posso assicurare, ecco, diciamo che il 26 febbraio scopriremo se tutto ciò si realizzerà, giusto Peppe? Vedremo il 26 febbraio cosa succede. Di sicuro nel frattempo è difficile una bacchetta magica, però insomma... no, bacchette magiche no, assolutamente, però noi tocca fare le domande a voi rispondere, poi noi a nostra volta andremo alle urne e vediamo che succede. Esatto. Di sicuro ci eravamo dati mezz'oretta di tempo, abbiamo sforato, diciamo, siamo più lunghi del previsto, ma molto meno dell'ultima volta, quindi facciamo progressi. State progressi, questo però, ma l'ospite è deliziosa, quindi come dire, non lo metto in dubbio, però poi la gente scappa dopo la mezz'ora, lo sappiamo, e poi non conviene né per noi né per il nostro ospite. Vale a ringraziare tutti come al solito, ovviamente diciamo, in ordine da sinistra verso destra, come li vedete, li vediamo sullo schermo. Carlo Bochicchio, grazie mille. Grazie a te Pepe, e grazie a tutti gli altri. Guido. Grazie a tutti, e un saluto anche alla De Pretis. De Petris. Sì, no, sì. No, ma... problemi di audio. Di audio e di dizione, quindi... Vabbè, ma è terrone pure lui, quindi glielo permettiamo. Maria Ferdinanda, grazie anche a te. Ma grazie a tutti. Marina. Grazie, ci vediamo per il prossimo appuntamento, lo posso lanciare intanto? Vai, brava! Lancerei, il prossimo è Angelo Bonelli, De Verdi. Lunedì, giusto? Lunedì alle 16. Alle 16, alle 4 di pomeriggio. Sì. Perfetto. Sabrina? Ciao a tutti, ciao Loredana e grazie. Ciao a tutti. E Stefania? Ciao!
Ovviamente ringraziamo e salutiamo Loredana De Petris, Sintra Ecologia e Libertà. La ringraziamo per essere stata qui. Ma io sono sempre Beppe Croce, lo vedete sotto di scalia apposta. Bravissimo! Grande foto. Ciao. Adesso da mangiare ai gatti, poverini, che hanno aspettato anche loro. E io ai cani. Abbiamo da fare. Ciao, Luda. Ciao.